Waiting to buy a home? The Churchill Mortgage team says now is a great time to buy. Waiting could be a costly mistake because when rates drop, new home buyers will flood the market, driving up home prices. Go to churchillmortgage.com for your free analysis and see how home values can outpace rates to help you build wealth over time faster. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. Hi all, this is Chef Mark with Johnny's Italian Steakhouse inviting you to come in and try one of our fan favorites, the Steak de Burgo. It's pan-seared so we can render all that flavor to create a beautiful, velvety, smooth garlic sauce with fresh herbs and cream. The de Burgo is served with our Johnny's fresh-baked focaccia bread, homemade, our house salad, and if you don't have any plans already, stop on in or call and make a reservation because we would love to give you a standing ovation with every performance. Johnny's Italian Steakhouse, Village Point Shopping Center, Omaha. Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti cari amici a questo nuovo appuntamento di Review in diretta. Oggi, in questo martedì 11 aprile, siamo felici di stare insieme e oggi vi racconteremo con l'aiuto di Dio in questo tempo la testimonianza, la storia della nascita di un progetto evangelistico che sta portando e ha l'intenzione e ha la missione, la motivazione principale di portare Cristo alle anime che versano nel bisogno. Noi siamo sempre molto felici e sensibili alle attività evangelistiche sul nostro paese perché ci sono alcune aree. Probabilmente ci stai seguendo, sei un nostro amico che ci segue dalle città, forse ben organizzate in diverse comunità che hanno la possibilità di avere anche una frequentazione con credenti di diverse realtà, e gloria a Dio per questo, perché è una grande e vera ricchezza quella che noi in realtà spesso consideriamo una diversità con i fratelli probabilmente di un'altra famiglia, ecco, mettiamolo in questo modo. In realtà agli occhi di Dio è una grande benedizione, non dobbiamo assolutamente considerare la differenza denominazionale come se fosse qualcosa da prendere, da cui prendere le distanze oppure mettere comunque dei limiti. Ecco, quando incontriamo qualche fratello, qualche sorella, una denominazione forse diversa dalla nostra, che la pensa in un modo diverso su alcuni punti, questo non deve affatto mettere in discussione la nostra fratellanza, la nostra appartenenza allo stesso popolo, che è il popolo di Dio. Però quando ci sono delle zone in Italia, come per esempio quella di cui parleremo oggi, in cui la testimonianza evangelica è veramente molto scarsa, e quando il Signore suscita potentemente dei servi che arrivino con forza in delle zone, rompendo anche la colte che il nemico crea nei cuori, generando bisogni, dipendenze, generando problemi, tristezze, violenze, difficoltà, quando poi arriva alla luce del Signore, dell'opera di Dio e la sposa di Cristo, alleluia, la Chiesa, ecco, combatte quel tipo di porte dell'inferno, così per fare citazione ad un versetto delle parole di Gesù, ecco, noi siamo felici e non possiamo fare altro che testimoniare la potenza di Dio. E oggi saremo felici perché vi parleremo, pensate un po', di una missione evangelistica che è nata da pochi giorni nella città di Rapallo. Ecco, la nostra Liguria oggi è protagonista della chiacchierata Review e sono felice, vi presenterò il responsabile, la persona che Dio ha unto per questo ministerio, per questo servizio in questo posto, e mi sto riferendo al nostro fratello Carmine Alaia, collegato proprio da lì. Ma prima di proseguire, andare avanti e presentarvi questa meravigliosa testimonianza, perché vi assicuro che si tratterà proprio di raccontarvi la storia di come Dio opera quando mette nel cuore una sensibilità per un posto specifico, prima di presentarvi il nostro ospite che ci parlerà proprio della chiamata, quindi preparati, perché Dio potrebbe parlare alla tua di chiamata, alla tua di vita, se senti già nel cuore una chiamata verso un'area geografica, verso un'area sociale, verso una
una particolare sfera che possa essere, perché no, anche una sfera artistica. Dio può chiamarti in un luogo e in un modo preciso. Ecco, resta sintonizzata, resta sintonizzato, perché Dio vuole parlare anche a te ed incoraggiarti attraverso la storia di Carmine. Ma prima, come dicevo, di andare a presentarvi il nostro ospite collegato con noi, vi propongo, come di solito facciamo noi, il caffè biblico oggi. Un buon e salutare caffè insieme. Cari amici del caffè biblico, buona giornata. Io non lo mangio. È stato lo slogan della campagna pubblicitaria che invitava a festeggiare la Pasqua senza mangiare carne di agnello. Ogni anno in Italia sono macellati oltre 2 milioni di agnelli, di cui 375.000 solo a ridosso delle festività pasquali. Gli agnelli vengono strappati alla madre quando hanno un solo mese di vita e sono uccisi per la loro carne, perché mangiarla è ancora considerata una tradizione. Per quanto mi riguarda, penso che le tradizioni possono essere messe in discussione, mentre la sostanza della fede assolutamente no. Possiamo certamente fare a meno di mangiare carne di agnello a Pasqua, ma non possiamo festeggiare la Pasqua senza l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1, al verso 29, è scritto: il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni paragona Gesù Cristo ad un agnello e riporta la nostra mente alla notte in cui gli ebrei uscirono dall'Egitto, guidati da Mosè, la notte in cui fu istituita la Pasqua. Infatti, in tale occasione, ogni famiglia mise il sangue di un agnello sugli stipi della propria porta, e in tal modo fu risparmiata. In quella notte il Signore passò, la parola Pasqua significa appunto passaggio, per colpire i primogeniti degli egiziani, e passò oltre ogni porta sulla quale c'era il sangue dell'agnello. La frase di Giovanni Battista fa pensare al fatto che Gesù sarebbe stato proprio un agnello sacrificale per mezzo del quale i peccati, non solo degli israeliti, ma di ogni uomo, sarebbero stati perdonati. L'uomo non può redimersi da solo dei propri peccati. Non può semplicemente comportarsi bene per controbilanciare le sue cattive azioni. Il peccato merita la morte e ogni uomo è destinato a morire. Tuttavia Dio vuole dare vita eterna e ha mandato un sommo sacerdote che doveva essere un uomo proprio come noi, che offrisse un sacrificio definitivo e completo per i peccati dell'uomo, offrendo se stesso una volta e per sempre. Giovanni Battista ebbe una rivelazione straordinaria e riconobbe Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Che Dio ci guidi a fare nostra tale affermazione, perché senza il sangue dell'agnello sulla nostra porta, vale a dire senza il riconoscimento del Signore Gesù Cristo come nostro Salvatore, non abbiamo nessuna possibilità di essere riconciliati con Dio, ma rimaniamo lontani da Lui e destinati all'ira di Dio. Ma questa mattina ti invito a riconoscere che c'è un agnello per te che può darti salvezza, e questo agnello è il nostro Signore Gesù Cristo. Dio ti benedica e buona giornata. Alleluia, grazie Padre. Ringraziamo il Signore per il piano di salvezza che ha stabilito per noi. Questo è qualcosa che non poteva affatto poter accadere attraverso le nostre possibilità, capacità, con le nostre buone opere, con i nostri buoni propositi. Non possiamo acquistarci, accaparrarci l'approvazione di Dio. Questo è soltanto un'illusione che l'uomo si è creato, forse anche nei tempi, ma quello che
ci concede di avere l'accesso al Padre è proprio il sacrificio di questo agnello, il santo agnello, il nostro meraviglioso Gesù Cristo. Gloria al nome del Signore. Grazie, Pastore Scarallo, per questo caffè biblico, e ringraziamo il Signore anche perché è salutare per noi ricevere queste pillole ogni mattina. E come dicevo in apertura, oggi siamo felici di presentarvi un'iniziativa che ha toccato e sta vedendo protagonista una città che vede forse tra le prime, nelle prime occasioni, una luce di testimonianza. Mi sto riferendo a Rapallo, nella meravigliosa Liguria, e proprio collegato da Rapallo, dalla sede della missione Generazioni. Gioventù in missione, perdonatemi, ecco, Gioventù in missione, c'è il nostro carissimo fratello Carmine Alaia. Vediamo se è collegato. Pace e buongiorno, Carmine. Ci vedi? Pace a te, Michele. Pace a te, fratello. Mi vedi bene? Sì, adesso sì, adesso sì. Ti vedevamo frizzato, ma adesso invece ti vediamo bene. Grazie, fratello. Okay. Pace. Pace del Signore. Michele, io ho scritto stamattina, mi sento un po' emozionato, però sono veramente contento perché la voglia di far conoscere il Signore, colui che ha dato la vita a noi, la vita eterna, è troppo grande, non la possiamo tenere dentro, la dobbiamo dare ad altri. Amen. Gloria a Dio. Caro fratello Michele, io volevo, prima di iniziare questa mia testimonianza, volevo ringraziare il tuo servizio, quello che il Signore ti ha messo a fare. Gloria a Dio. Perché te e alla sorella Marianna, che anche al mattino vi sto seguendo, veramente date delle pillole che veramente entrano nei cuori delle persone. Alleluia. È un refrigerio all'anima, perché si vede che lo fate con il cuore. Alleluia. E il Signore vi deve sempre benedire grandemente. Amen. Grazie. Mi deve sempre benedire grandemente. Guarda, grazie per questo incoraggiamento. Per me, Carmine, è una gioia ascoltarvi al mattino. Grazie. È una gioia. Grazie di cuore, sono felice di sentire queste tue parole, sicuramente anche la sorella Marianna, l'incoraggiamento ci arriva sempre grandemente. Noi siamo solo rammaricati del fatto che non abbiamo una, non vediamo una buona condizione. Michele, io non ti sento bene, non so come mai, non ti sento bene, arriva la voce in ritardo, però inizio, se si sente bene la mia voce, inizio a dire chi sono io. Sì, grazie, grazie. Io sono Carmine, sono napoletano, ma sono da 24 anni che sono in Liguria, specificamente a Rapallo, una città vicino Santa Margherita Ligure, Portofino. Ci siamo trasferiti 24 anni fa, io e mia moglie Emanuela Scione, che oggi non è potuta essere qua, ma sarà prossimamente. Michele, mi senti? Carmine, pronto? Purtroppo abbiamo pare che ci siano dei problemi di connessione ed è probabilmente... Io ho una connessione al massimo. Sì, è strano, allora facciamo... riproviamoci, stavamo sentendo, però anche se era frizzata l'immagine riuscivamo a seguirti stavi appunto parlando dei tanti anni in cui ti sei trasferito a Rapallo. Com'è allora, Rapallo? Sono 24 anni che ci siamo trasferiti da Napoli, precisamente io da San Sebastiano al Vesuvio, mia moglie di Portici, ci siamo trasferiti in Liguria. Come prima tappa abbiamo toccato Santa Margherita Ligure vicino Portofino. Vi inizio a dire che sin da ragazzino io ho sempre cercato il Signore, anche quando frequentavo la Chiesa Cattolica, io ho sempre cercato il Signore ovunque, tutto quello che facevo, però sentivo sempre un vuoto dentro di me, un vuoto che non si colmava, anche facendo delle cose. Da piccolo facevo il chirichetto, facevo tante opere buone insieme al prete del paese, anche tanti guai ho fatto, però sentivo sempre un vuoto dentro di me, di una mancanza, di un qualcosa che mi attirava, però non riuscivo a comprendere cosa.
anche se facevo le cose per il Signore, e per incontrare il Signore sentivo sempre un vuoto dentro di me. Man mano che sono andato avanti, ho conosciuto mia moglie Emanuela Ascione di Portici, e anche insieme a lei abbiamo sempre cercato il Signore nella vita, in tutto quello che noi facevamo. Abbiamo iniziato a fare dei corsi biblici a Napoli, nella chiesa di San Sebastiano al Vesuvio, nella chiesa cattolica. Cercavamo il Signore facendo corsi biblici, cercavamo il Signore andando in chiesa, ma c'era sempre un vuoto. Michele, io mi fermo un attimo per vedere se mi state ascoltando. Sì. In realtà abbiamo molte difficoltà con la connessione. Abbiamo, Carmine, molte difficoltà con la connessione, però stavamo riuscendo a seguire quello che stavi raccontando. Non riusciamo a comprendere come mai c'è questa difficoltà tecnica, però intanto sappiamo che... Magari qua vediamo se mi posso, vediamo. Probabilmente sei ecco adesso... pare che ci sia sempre questa interruzione, ecco, ancora adesso. Non lo so, io sono il massimo della linea, Michele. È strano. Adesso ti vediamo, proviamo. E tu mi dici di... Possiamo fare un altro test, mentre... puoi continuare. Sì, continua anche se non riusciamo a vederti, almeno ascoltiamo. Posso continuare la testimonianza? Sì. Discover unbeatable deals and convenience at your neighborhood Family Fair supermarkets. Score exclusive deals, earn rewards, join clubs, and clip digital coupons for extra savings all in one place. Our exclusive offers bring savings straight to your card. Explore a wide range of local products that support your community. With easy pickup and delivery options, saving time and grocery shopping has never been easier. Family Fair is all about making your grocery experience easy and affordable and your one-stop shop for all your grocery needs. Family Fair, in your neighborhood. Ok, io vado avanti, poi casomai vedete voi. Va bene. Dicevo, ci siamo poi dopo sposati nel 1998 e ci siamo trasferiti a Santa Margherita Ligure, dove anche qui ci siamo portati dietro quella voglia di conoscere il Signore. Addirittura stavamo a Santa Margherita Ligure, abbiamo invitato vari preti di Santa Margherita Ligure, li abbiamo invitati a casa. Noi eravamo giovani e mia moglie, addirittura il prete disse: ma come mai ragazzi giovani ci vengono ad invitare, ci invitano a casa per parlare del Signore? Noi gli dicevamo: noi abbiamo bisogno del Signore, vogliamo incontrare il Signore. Ma purtroppo c'era sempre un vuoto, Michele. Ogni qualvolta noi andavamo in chiesa, c'era sempre un vuoto dentro di noi. Quando è nata la nostra prima figlia Alessia, che adesso ha 24 anni, fa a luglio quest'anno, lei già da piccola, quando aveva 1 o 2 anni, io ed Emanuela, mia moglie, dicevamo: dobbiamo fare qualcosa per il prossimo, dobbiamo fare un qualcosa per il Signore, per incontrare il Signore. Cucinavamo a casa nostra, piatti di pasta, altre vivande, e ci mettevamo in macchina e andavamo a cercare se trovavamo un povero per la strada, qualcuno come incontravamo a Napoli. Ma 24 anni fa era molto difficile trovare un povero qui in questa zona lussuosa di Ravallo, di Santa Margherita Ligure. Adesso la questione è ben diversa, ma 24 anni fa vi assicuro che era molto difficile dare un pasto ad un povero, perché non ce n'erano. Ravallo, Santa Margherita è sempre stata una zona benestante. Poi ho iniziato il mio lavoro nella vendita di prodotti tipici campani, e vendevo mozzarella di bufala, la buona mozzarella di bufala qui in Liguria, e un giorno abbiamo aperto anche un negozio di prodotti tipici a Santa Margherita Ligure.
dove ho assunto una commessa che dopo un po', 5-6 mesi che è stata con noi, abbiamo scoperto e ci ha detto che era evangelica, frequentava una chiesa battista, e io subito ne ho approfittato per dire: voglio vedere, voglio venire a vedere questa chiesa, questa realtà evangelica com'è. E la sorella Nicolina, che è un'anziana della chiesa battista, mi ha presentato il marito e siamo andati io e mia moglie in questa chiesa evangelica a Rapallo, dove ci hanno accolto con amore, ci hanno accolto veramente veramente con amore. Cioè, la parola amore racchiude un pochettino il tutto. Abbiamo iniziato a frequentare questa chiesa, dopo un anno, 2 anni ci siamo battezzati nella chiesa evangelica battista di Rapallo e abbiamo iniziato il nostro percorso lì. Poi le strade si sono divise, non perché ci sia stata qualcosa di male, ma è perché il Signore ci spingeva a scoprire un qualcosa di più, un qualcosa di più. Anche se anche là c'era il Signore, c'è lo Spirito Santo anche là, il Signore ci ha spinto a fare delle esperienze dove abbiamo iniziato a fare, come si dice, la nostra esperienza 23 anni fa con la Chiesa Battista. Siamo andati dopo in un'altra denominazione dove abbiamo fatto anche una nostra esperienza con il Signore, abbiamo conosciuto di più il Signore in profondità, giornalmente, perché non mi piace la parola mi sono convertito, no, ma abbiamo iniziato a fare esperienza con il Signore e giornalmente per noi è un'esperienza. Anche domani, e come dice la sorella Marianna, quasi 2 settimane fa al mattino, quando vi collegate alle 9:30, disse: noi abbiamo bisogno giornalmente del Signore. Tutti i giorni noi abbiamo bisogno del Signore. La nostra esperienza deve essere un'esperienza quotidiana. Non possiamo dire: ormai conosco il Signore da 20 anni. No, no. Ogni giorno noi conosceremo il Signore, conosciamo di più il Signore e andiamo avanti con Lui. Ogni giorno. Il giorno in cui noi diciamo: io ho conosciuto il Signore, non ho più bisogno del Signore oggi perché lo conosco, so già tutto a memoria, inizia il nostro declino. È una parola che ho rubato a te, Miguel, a te e alla sorella Maria. Il giorno in cui noi diciamo: io lo conosco già il Signore, là inizia il nostro declino. E andando avanti con la nostra esperienza, un giorno, quasi di 10 anni fa, abbiamo incontrato il missionario Enos Nolli, che saluto tantissimo e benedico tanto la sua vita, la sua e quella di Margherita. Loro sono i fondatori di GIM, Gioventù in Missione in Italia, oppure meglio dire Generazione in Missione, perché è una generazione di persone che conosce il Signore e si mette all'opera del Signore. Quasi 10 anni fa, come dicevo prima, abbiamo conosciuto Enos e Margherita. Di là sono iniziati i nostri primi rapporti per conoscerci. E cosa dire? Abbiamo subito detto un giorno io e mia moglie nel nostro cuore, quando siamo andati a Piedimonte Teneo giù in Sicilia a trovarli: e se il Signore ci chiama a fare anche a noi una missione del genere. Però ce la siamo messi nel cuore, l'abbiamo messa lì, l'abbiamo messa in preghiera davanti al Signore e ne abbiamo parlato anche con Enos. Enos, molto saggio, ha detto: vediamo, vediamo il Signore. Sono 10 anni da quel momento in cui noi ci siamo messi quella cosa di dire: noi vogliamo aiutare qualcuno
in modo pratico, in modo vero, in modo vivo, giornalmente, con il Signore. È passato un anno, è passato due anni, sono passati tre anni, è passato un pochettino di tempo. Finalmente, l'anno scorso, abbiamo deciso, Enos, lui ha sentito da parte del Signore, che era questo il momento in cui noi potevamo, diciamo, fare la volontà del Signore a Ravallo, qui a Ravallo. Noi, io e mia moglie, frequentavamo qui la chiesa battista di Ravallo, l'abbiamo frequentata per un periodo di tempo. Siamo stati riaccolti di nuovo in comunità con amore, ma nel nostro cuore c'era sempre l'intenzione di fare quello che ci avevamo messo 10 anni fa. Questo punto d'ascolto, una missione a Ravallo, una missione qui dove possono conoscere il Signore, Gesù, colui, come ho detto prima, che ha cambiato la mia vita, ha cambiato la vita di tante persone, ha trasformato la mia vita, è andato su quella croce al posto mio e mi ha dato vita. E per rispondere a questo amore, cosa dire? Signore, eccomi, eccomi, voglio fare la tua volontà, non la mia volontà. E come dicevo, frequentavamo la chiesa battista di Ravallo, anche ci siamo staccati di nuovo, non perché ci sia stata qualcosa di male tra di noi, ma perché a volte il Signore mette davanti un qualcosa di diverso, non perché stavamo male, perché è una cosa che dobbiamo dire, voglio ripetere grandemente, non perché stavamo male, ma perché dovevamo ascoltare la voce del Signore di quello che ci aveva messo davanti. Più di un anno fa ci siamo riuniti in famiglia, prima la nostra famiglia, io, mia moglie, i miei cognati, abbiamo iniziato a riunirci in casa, a dire: Signore, eccoci, un giorno ci hai chiamato, vogliamo ascoltare la tua voce, vogliamo fare la tua volontà, di quello che tu ci hai chiamato a fare. E abbiamo iniziato a fare i primi studi in casa, i primi culti in casa, tra di noi. Anche voglio aggiungere una cosa a questo, in tutto questo periodo dei 10 anni che sono passati, di 10 anni fa, come posso dire, a volte l'emozione mi prende, mi sento un pochettino euforico, scusate come sto parlando, ma voglio dirvi che in questi 10 anni, oltre alla chiesa battista che c'è stata vicino, oltre all'altra comunità che frequentavamo, abbiamo avuto delle esperienze anche forti nella nostra vita, anche forti nella nostra vita. Abbiamo conosciuto altri ministri di Dio che ci sono stati proprio vicino. Uno è il pastore Mike Danna di Gospel Forum Bologna, fondatore di Gospel Forum Italia. Un altro è il pastore Rosario Mascari, che è a Palermo. Ci sono stati molto vicino, molto molto vicino, in un periodo buio della nostra vita, perché nell'arco di questi 10 anni siamo stati un
periodo da soli, senza frequentare nessuna comunità, per varie cose, e abbiamo trovato amore in questi pastori, abbiamo trovato insegnamento in questi pastori. Non mi hanno chiesto nulla, ma ci hanno dato solo amore, solo insegnamento. Non hanno mai chiesto vicino a noi: ok, siete un gruppetto, apriamo una nuova chiesa. Mai chiesto, mai fatto una proposta del genere. Anche nel loro cuore sapevano che io e mia moglie avevamo una chiamata, però non hanno mai insistito a dire: ok, apriamo una comunità, apriamo qualcosa. Ci ha detto: ragazzi, mettetevi ai piedi della croce, mettetevi a pregare il Signore. Ci ha dato cibo solido, ci ha dato la vera parola, ci ha dato amore. Abbiamo frequentato alcuni ritiri con loro e in loro si sono uniti anche il pastore Roberto Mazzeschi, che per un periodo di tempo c'è stato molto vicino a noi con l'insegnamento, con varie parole. È venuto a casa, partiva da Grosseto, veniva a casa nostra a darci insegnamento, a darci pastura. È stato vicino, un pastore molto presente anche lui. L'anno scorso abbiamo iniziato, giugno, luglio l'anno scorso, un'opera a Ravallo con Gospel Forum Bologna, seguiti dal pastore Mark Danna e seguiti anche dal pastore, come ho detto prima, Rosario Mascari, e anche da suo fratello Giuseppe Mascari, che è pastore a Tolentino, con gli insegnamenti che ci dà sempre. Dunque non siamo soli, siamo appoggiati a persone, a uomini di Dio scelti da Dio in Italia. Poi è arrivata la scuola, adesso vi spiego che cos'è il punto d'ascolto qui a Ravallo. Discover Carbon County, Wyoming. Immerse yourself in the great outdoors, no matter the time of year. Hot springs, cold streams, and wide open spaces are calling you to an amazing adventure. Explore our great outdoors in every season and make memories that you'll never forget. Step back in time at one of our museums. Soak your cares away in our mineral hot springs. Plan your getaway today. Find out more when you visit discovercarboncounty.com. That's discovercarboncounty.com. Adventure out. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, an infant formula company on a mission to get a lot closer to the most superfood on the planet. Breast milk. Our patented protein blend has more of the important and most abundant proteins actually found in breast milk. We're the first and only U.S.-made formula to use organic, grass-fed whole milk, not skim. We even conducted the largest clinical trial by a new infant formula company in a quarter century, with clinically proven benefits like easier digestion, less spit-up, and softer poops versus a leading infant formula. And we make our own formula in the USA and our very own factories in Iowa, Oregon, and Pennsylvania. ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Aperto con Jim in missione, Gioventù in missione, con Enos Nolli. Questo punto d'ascolto lo dovevamo aprire nel mese di settembre-ottobre, ma purtroppo per una una perdita cara che noi abbiamo avuto in famiglia, non è stato possibile. Abbiamo dovuto rimandare a tutto questo, rimandare all'apertura. Mi voglio soffermare un attimino di quello che ho detto adesso.
una perdita molto cara per la nostra famiglia. Si tratta di mio cognato Mimmo. Non è stata una perdita, è stata una ripartita, è stata un arrivederci, perché vi voglio spiegare un attimino la fede che ha avuto mio cognato in tutto il suo periodo che è stato male. Ok? Ha avuto una fede, io lo chiamo il gigante della fede. Era un ragazzo che non era convertito, era un ragazzo che era sincero con gli altri e ogni qualvolta gli parlavamo del Signore, mi diceva sempre: Carmine, non è il momento. Carmine, non è il momento, non ce la faccio ad accettare il Signore nella mia vita. Quando sarò pronto, te lo dirò. In tutta questa situazione di mio cognato in 3 anni, a noi ci sono stati vicini tanti pastori, tante persone hanno visto come noi soffrivamo e ci hanno dato forza, ci hanno dato coraggio, ci hanno dato una parola vera, reale da dare a mio cognato, da farlo diventare il gigante della fede. Infatti, gli ultimi 2 mesi, 3 mesi che lui è stato nel letto, che non stava bene, vedeva negli occhi delle sorelle, negli occhi dei genitori, negli occhi nostri, dei cognati, di chi lo circondava, una fede speciale, un incoraggiamento speciale che gli dava forza a lui, diceva, prendeva fiducia in Dio. E ogni qualvolta che ci vedeva, voleva solamente parlare di Dio, pregare, ascoltare i canti, e ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo nel letto, che per noi è stata grandissima questa cosa. Un ragazzo che si vedeva giornalmente che non stava bene, però nei suoi occhi aveva una luce accesa, la luce di Gesù, che aveva preso attraverso noi che ci stavamo attorno. Ogni cosa che noi abbiamo fatto per lui è stata buona per farlo rendere forte con Gesù, forte per acquistare la vita eterna in Gesù, per prendersi la vita eterna. E in tutto questo voglio ringraziare un pastore che si chiama Jean-Claude, che appartiene alla Chiesa missionaria di Venezia, la Chiesa cristiana missionaria di Venezia, un uomo che è stato molto importante nella vita di mio cognato per farlo prendere la vera vita eterna. È andato ovunque, ovunque, è partito da Venezia, è andato a Verona, è andato a Napoli, è andato a casa sua, è venuto in ospedale, gli ha parlato del Signore, gli ha dato la forza, gli ha dato la parola giusta affinché Mimmo poteva accettare Gesù nel suo cuore e prendersi la vita eterna. E io voglio ringraziare questo pastore in tutto quello che lui ha fatto, perché un domani sarà questa la cosa che ci farà vedere nostro cognato. E lui, che ai cospetti del Signore, ha ricevuto la vita eterna. Ha accettato Gesù. Dal letto pregava, dava forza agli altri, dava forza alle persone che venivano a trovarlo. Gli parlava di Gesù. Pregava e diceva: non ti preoccupare, Gesù lo farà. Un vero uomo di fede. Sarà sempre il nostro gigante della fede. E un domani saremo con lui. Però
Adesso voglio tornare al nostro punto d'ascolto. Voglio dirvi una cosa però prima di questo. Come vi ho detto prima, io ho sempre cercato il Signore fin da ragazzino. Fin da ragazzino. Ho cercato il Signore da solo, l'ho cercato con mia moglie, l'ho cercato nella Chiesa Evangelica, l'ho cercato prima nella Chiesa Cattolica. Poi ho trovato il Signore. E ho detto grazie Gesù che sei entrato nella mia vita, adesso fa sì che la mia vita possa essere luce per gli altri, luce per gli altri. Però mi sono messo un po' a riflettere, dico Signore, ma io se ti cercavo, se cercavo di rincorrerti dove tu eri, c'è qualcuno che ha seminato nella mia vita quando ero piccolo? C'è qualcuno, fammi dire chi è che ha seminato la mia vita. Un giorno, mentre leggevo la Bibbia, il Signore mi ha mostrato un uomo che quando io ero piccolo, vi dico come avevo 5-6 anni, e mi ricordo molto bene che avevo 5 anni, lui mi parlava sempre del Signore. Aveva la Bibbia nera sotto il braccio e mi veniva sempre a cercare. E mi sono ricordato alcune parole che lui mi diceva. Diceva, tu sei diverso. Io non so perché, ma io ti voglio leggere la Bibbia. E da piccolo lui mi leggeva la Bibbia. Quest'uomo si chiama Ciro Silvestro, penso non c'è più. A Napoli, a San Sebastiano al Vesuvio, lo chiamavamo Don Ciro il farmacista. A me mi ha dato la vera medicina, la parola di Dio, quando ero piccolo. Ecco perché è importante seminare anche nella vita dei bambini, perché quando meno ce lo aspettiamo, il Signore metterà fuori la sua parola e porterà a compimento la sua volontà. È importante predicare la parola in ogni tempo, ad ogni persona, ad ogni creatura. E io voglio ringraziare quest'uomo Ciro, mi ricordo il suo cognome Silvestro, che mi dava la parola del Signore e me la dava di nascosto, perché papà non voleva, mamma non voleva, c'erano alcune persone attorno che quando vedevano gli evangelici, mamma mia, quello è evangelico, mamma mia, vi sto parlando di quasi 42 anni fa, e per me quella parola è stata importante e io voglio ringraziarlo quest'uomo e voglio incoraggiare a tutte le persone di predicare la parola in ogni tempo. Ok, torniamo a noi al nostro punto Jim, voglio iniziare con questo punto d'ascolto a Rapallo con una frase che il nostro Enos Nolli mi ha detto di mettere, di affliggere davanti ai vetri del nostro punto d'ascolto, che la troviamo in Matteo 11:28, dove dice, ve la leggo questa qua che mi piace tanto, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Questa sarà l'insegna del nostro punto d'ascolto a Rapallo. Che bello. Poi, quando le persone arriveranno, non dobbiamo fare altro che ascoltarle, come faceva Gesù. Non ripetiamo sempre le stesse cose, li riempiamo noi alle persone. Le persone devono arrivare, venire in questo punto d'ascolto, incontrarci e devono sapere che noi li ascoltiamo. Come diceva Gesù alle persone, cosa vuoi che io ti faccia? Cosa vuoi che io ti faccia?
Questo lo troviamo in Marco 10:51. Cosa vuoi che io ti faccia? Il popolo di Dio, il popolo, la Chiesa di Cristo deve imparare ad ascoltare i bisogni delle persone. È il nostro centro, il nostro punto d'ascolto è aperto a tutto, è aperto a tutti, a tutte le persone di tutte le razze, di tutte le religioni che ci sono, affinché possano incontrare Gesù, affinché possano incontrare il Salvatore della loro vita, affinché possano incontrare colui che gli dà una speranza, affinché possano incontrare colui che ci dà vita eterna. Tutti possono entrare con questa frase e Gesù ce li manderà ad uno. Poi dopo vedremo le persone se vorranno frequentare la comunità dove siamo noi, possono andare in un'altra comunità. Gloria a Dio per le comunità che ci sono a Rapallo, che ci sono a Chiavari, che ci sono a Genova. Gloria a Dio per i ministri di Dio, gloria a Dio, perché là dove c'è un uomo che fa la volontà del Signore, c'è il Signore, c'è lo Spirito Santo. Iniziamo da noi, da adesso, da oggi, a non vedere più le divisioni che ci sono tra il popolo di Dio, ma a vedere cosa abbiamo in comune. Il nostro Signore, Cristo Gesù. La nostra comunità non è la nostra, è di Cristo, la Chiesa è di Cristo, la Chiesa non è mia, la Chiesa è di Cristo. Noi dobbiamo solo aprire le braccia, dobbiamo essere solo servi che servono chi è nel bisogno. E vi dico, il nostro punto d'ascolto è aperto a tutti coloro che hanno un bisogno. Questo bisogno può essere materiale, può essere psicologico, può essere qualsiasi. Noi siamo pronti a dire qual è il tuo bisogno. E con la nostra squadra, perché il punto d'ascolto non è mio, ma è di una squadra di persone che hanno deciso di dire: Signore, serviti di noi, Signore, su questa Rapallo, serviti di noi affinché la tua volontà sia fatta nella nostra vita. E io ringrazio Dio per ogni persona che è con noi, per ogni persona che è con noi, che ha deciso di dire: eccomi Signore, guidami, Spirito Santo, guidami in ogni cosa. Noi siamo pronti per il bisogno delle persone, anche solo l'ascolto. E vi voglio dire una testimonianza di questi giorni. Abbiamo iniziato a Rapallo. Dicono che i liguri per catturare un ligure per il Signore è molto difficile. Fratelli cari, il Signore ci ha fatto iniziare col piede giusto. Tramite un sito di, devo dire anche questo, un sito dove si parla solo di suicidi, dove si parla solo come si possono ammazzare le persone, di vari consigli che si danno tra di loro su Facebook. Io sono riuscito ad entrare in questa chat, in questo sito, dove ho incontrato un ragazzo di Rapallo che voleva togliersi la vita, voleva suicidarsi, ha comprato dei libri, esistono dei libri come ti portano al suicidio. Il Signore più di 4-5 anni fa ci ha fatto incontrare questo ragazzo, e manca a farla apposta, era un ragazzo che abitava 12 anni fa di fronte il nostro appartamento, di fronte casa nostra a Rapallo. Lo abbiamo rincontrato in una situazione molto tragica, depresso, malandato, non si lavava da 4-5 mesi, era proprio il diavolo che stava rubando nella sua vita, il diavolo stava ammazzando nella sua vita, come c'è scritto in Giovanni 10:10, il nemico viene nella vita delle persone per ammazzare, per fare. E il nemico stava facendo questo nella sua vita.
Questo stava facendo nella sua vita. Ma un giorno ha avuto un incontro con noi, e abbiamo fatto un incontro con il Signore. E questo è lo portare le persone a Cristo, non portare le persone a questo punto d'incontro e lasciarle in questo punto d'incontro, oppure devono dipendere da uomini, devono dipendere da noi o dalla nostra squadra, ma le persone devono avere un incontro con Gesù, devono fare un'esperienza con Gesù, devono iniziare un'esperienza con Gesù, come l'abbiamo iniziata noi, così devono iniziare un'esperienza le persone con il Signore. Noi dobbiamo essere solo dei canali per far leggere la parola del Signore e per portare luce a loro. Può agire il Signore attraverso lo Spirito Santo. Questo ragazzo, vi dico solo questo, se non andiamo per le lunghe, ieri sera stava parlando con me al telefono e mi dice: Carmine, io sto leggendo il Vangelo che mi hai dato, che è questo, il Vangelo di Giovanni. La sola parola, la sola lettura della parola lo sta spingendo a chiamare Cristo, lo sta spingendo a chiamare il Signore nella sua vita. Ieri mi ha detto: Carmine, io mi prosto davanti al Signore e chiedo che il Signore possa intervenire nella mia vita, perché io voglio cambiare, io voglio incontrare il Signore, voglio che il Signore si rivela nella mia vita, si manifesta nella mia vita, mi ha detto. E lui mi dice: insegnami, dimmi come si fa. E io gli ho detto: Fabio, a casa tua chiama il Signore Gesù, chiama il suo nome e dici: Signore, rivelati nella mia vita, parla la mia vita, trasforma la mia vita. Ragazzi cari, fratelli cari, ieri sera lui mi ha chiamato e mi dice: Carmine, io ho chiamato il Signore e dopo tanto tempo ho iniziato a riscrivere, perché lui scrive, ha scritto dei romanzi. Carmine, io voglio scrivere un libro adesso. Io vi anticipo il nome: Dal suicidio alla vita eterna in Cristo Gesù. Carmine mi ha detto: io voglio essere utile per il regno di Dio, io voglio essere utile per aiutare altre persone, per portare la parola, per portare luce. Questo è lo scopo del nostro punto d'ascolto: trasformare le persone con la luce del Signore, non con le nostre chiacchiere, ma con la vera parola, con la vera parola. E io voglio ringraziare ancora Enos Nolli, che lui ci ha dato degli studi di David Poson, dove David Poson dice che ha visto situazioni che si trasformavano davanti ai suoi occhi solamente con la lettura della parola del Signore, la potenza della lettura. Noi dobbiamo essere questi tipi di fratelli, questi tipi di figli di Dio, che non sono gelosi gli uni agli altri a portare le persone nelle proprie comunità, ma dobbiamo portare le persone a Cristo Gesù, a Cristo Gesù, che è colui che trasforma le vite. È lo Spirito Santo che trasforma le vite, non siamo noi. Non siamo noi, caro Michele. E voglio ringraziare anche te del lavoro che voi fate al mattino con la sorella Marianna, come vi ho detto prima. Che belle quelle parole. Che belle quando dite: sottomettiamoci al Signore. Sottomettiamoci al Signore. Sottomettiamoci alla parola del Signore. Perché quando noi ci sottomettiamo alla parola del Signore, fratelli cari, il nemico non può più nulla contro. C'è scritto nella sua parola: sottomettetevi a Cristo e il diavolo, Satana, fuggirà da noi. Perché quando c'è Cristo con noi, chi sarà contro di noi? Chi sarà contro di noi? Nessuno, nessuno. Allora gloria al Signore. Gloria al Signore quando nascono comunità ovunque, ovunque, qui a Rapallo, in tutta Italia, ovunque, affinché si possa proclamare la parola del Signore, affinché si può proclamare la luce del Signore, affinché le persone possano prendere la forza di Dio, affinché le persone possano recuperare quel nemico rubato nella loro vita, affinché il Signore veramente può cambiare la vita delle persone, perché solo con il Signore e solo con Gesù che si può cambiare vita.
Non c'è speranza senza il Signore. Non c'è speranza senza Gesù nella vita. Allora, fratelli cari, noi siamo qui in Liguria, siamo a Rapallo. Preghiamo affinché il Signore possa mandare operai, operai, operai per poter essere utili nel suo regno, nel suo regno, per recuperare tante persone che adesso sono perse, che ci possa arrivare la parola. Io vorrei aggiungere tant'altro, ma penso che per me è tutto quello che ho detto. Poi magari avremo altre possibilità di presentazione, di nuove testimonianze, di presentare la nostra squadra, i nostri ragazzi che stanno con noi, coloro che hanno deciso di rispondere a questa chiamata. La prossima volta sarà anche con loro. E voglio ringraziare le persone di Genova che ci seguono, che abbiamo iniziato a intraprendere una relazione tra di noi con un gruppo anche che è a Genova. Gloria al Signore, gloria al Signore, gloria al Signore per i ministri di Dio che il Signore ci manderà. Gloria al Signore. Prima il fratello Michele e la fratella Mariana mi ha chiesto: tu sei il pastore? Io sono il responsabile di questo gruppo di lavoro, del GIM, punto d'ascolto GIM a Rapallo. Sono il responsabile, io e mia moglie, della comunità che si è aperta a Rapallo con voi. E sono pronto, come dice la parola, che il Signore manderà a far crescere pastori, evangelisti, amen, insegnanti, amen, profeti, i suoi ministeri, ma vengono riconosciuti dalla Chiesa. Alleluia. Questi ministeri che stanno al servizio del Regno di Dio vengono riconosciuti dalla Chiesa stessa. Amen. Gloria a Dio che nella comunità che il Signore ci ha chiamato a fare Rapallo ci saranno tanti pastori, tanti evangelisti, ci saranno tanti profeti, perché noi non dobbiamo più fare il mio mestiere o fare un talento da pastore a diventare apostolo, diventare papà. No, Signore, Signore, io ho fatto la Chiesa, riconoscerà il mio ministero. Dove sarà? Ma il mio ministero sarà un servizio per il prossimo. Il mio ministero sarà un servizio per il regno di Dio. Non abbiamo delle posizioni, abbiamo dei ruoli. Abbiamo dei ruoli, alleluia, importanti che occupare nella Chiesa e portarli nel mondo, fuori, per portarle nelle persone che non conoscono il Signore, affinché veramente dove Satana adesso sta distruggendo, sta rubando e sta ammazzando, noi figli di Dio, ministri di Dio, porteremo la luce. Così le persone andranno dalle tenebre alleluia. Alleluia. Grazie. Amen. Che il Signore ci chiama. Amen. Non grazie a noi, ma tutti i giorni a quello che il Signore ci chiama a fare. Amen. Fratelli, la Chiesa del Signore, la Chiesa non è nostra. Amen. Iniziamo questo percorso di unità partendo dalle minime cose, pregando gli uni agli altri e ringraziando il Dio per i ministeri degli altri. Alleluia. Per le persone, fratello Michele. Amen. Io ti voglio ringraziare di grazie questa opportunità che tu mi hai dato. Alleluia. Per dire quello che c'era dentro di me, per mettere il Signore che c'era dentro di alleluia me. Alleluia. Spero che sia stata luce per voi. Alleluia. Noi siamo qui a Rapallo, con tutta la nostra squadra, con tutta la nostra chiesa, pronti a braccia aperte. Alleluia. Alleluia. Per, alleluia, per accogliere tutti coloro che stanno nel noi. E accogliamo tutti, ma tutti. Grazie, Amen, fratello Michele. Grazie, grazie a te, Carmine. Ancora. Grazie per questa possibilità che ci hai concesso di presentare l'opera che Dio ha avviato in questa cittadina come opera missionaria. Ecco perché c'è una differenza
Qualcuno potrebbe dire, beh, a Rapallo ci sono già delle chiese, ma nella realtà l'opera che Carmine ed Emanuela stanno portando avanti è un'opera in prima linea, cioè un'opera veramente vicina a quanti hanno bisogno. E vorrei proprio rivolgermi a quanti ci stanno seguendo da quelle zone o forse hanno qualche conoscente in quelle zone, che potete tranquillamente visitare e conoscere Carmine, visitare il punto di gioventù in missione, generazioni in missione che si trova a Rapallo, semplicemente scrivendo a noi, eventualmente vogliate dei contatti ancora più precisi, ma intanto vorrei chiedere a Carmine se ci dice precisamente in quale strada vi trovate e quali sono i vostri orari di apertura, così che possiamo lasciare un'informazione precisa. Ok, allora noi ci troviamo a Rapallo, Genova, in via Zignago, al civico numero 21. Noi settimana prossima diremo degli orari ben precisi, saranno specificamente dalle 10 di mattina a mezzogiorno al mattino, saremo aperti 2 ore al mattino da lunedì a sabato, e altre 2 ore da decidere al pomeriggio insieme alla squadra per accogliere qualunque, qualsiasi persona è del bisogno. Bene. Noi siamo a Rapallo, vi ripeto, in via Zignago, al civico 21. Benissimo. Vi aspettiamo. Bene. Con l'occasione voglio dire anche Michele, che poi magari avrai più l'occasione di presentare un altro giorno Enos Nolli, sì, e gli altri membri che ci sono in Lombardia, in Umbria, in Lazio, Sardegna e sì, in Sicilia, sia a Piedimonte Veneto che il punto d'ascolto a Catania, a Catania Centro, dove sì, veramente stanno facendo un bel lavoro. Alleluia, bene, molto bene, sicuramente avremo Enos Nolli in collegamento con noi, intanto ti ringraziamo e sarà bello riuscire ai nostri amici di Rapallo, Genova e della provincia a via Zignago 21 incontrare Carmine e perché no, se siete anche dei credenti che in quella zona hanno una visione missionaria per gli ultimi, perché no? Magari aggregarvi anche a Carmine e alla sua squadra per operare e servire il Signore insieme. Se Dio lo mette nel tuo cuore, non esitare. Il nostro numero è 379-27-10854. Puoi scriverci un messaggio e noi possiamo metterti in contatto direttamente col carissimo fratello, pastore Carmine Alaia, insieme a Emanuela Ascione, la moglie. Dio vi benedica grandemente, Carmine. Siete un esempio. Grazie, Michele, pace del Signore. Anche a voi. Amen. Pace del Signore. Pace. È stato bello presentarvi, anche se la connessione non è stata eccellente, ma abbiamo seguito, ascoltato anche il percorso. Hai notato sicuramente, se sei stato attento al racconto di Carmine, che non c'è un percorso preciso uguale per tutti per arrivare alla chiamata di Dio, per arrivare ad essere un figlio di Dio. C'è probabilmente una serie di esperienze che Dio ti sta facendo vivere e queste esperienze ti stanno esponendo ad una crescita davanti a Dio. Ecco, quello che voglio trasferirti attraverso proprio la storia di Carmine è che non recriminare, non pensare al tempo impiegato in delle esperienze limitate, perché se tuo cuore è sincero e tu vuoi desiderare una maggiore risposta, una maggiore presenza di Dio, Dio provvederà davanti a te nuove esperienze per farti crescere nelle sue vie e portarti a quello che è il proposito che ha deciso per la tua vita. Quindi, qualunque sia il campo in cui egli ti stia chiamando, in qualunque area, in qualunque zona geografica, mettiti alla presenza del Signore. Dici: Padre, aiutami, fammi incontrare le persone che tu hai stabilito per la mia crescita spirituale, perché c'è un popolo, c'è un numero grande di persone che ha bisogno della tua chiamata messa in azione. Devi agire. Questa è la volontà di Dio e vuole che tu lo faccia con una motivazione che venga da un profondo innamoramento per Cristo, perché Cristo vuole toccare i cuori di quanti sono in bisogno. Dio ti benedica e a Dio piacendo ti do appuntamento a domani con una nuova puntata in diretta di Review. Pace del Signore. Hai ascoltato Review,
Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.